Mi chiamo Erika Morri e il nome della mia installazione è Illuminazioni, ovvero un omaggio alle donne che con le loro azioni hanno illuminato il nostro mondo. L'illuminata è una donna albero alta 10 metri, è nutrita da 8 radici in cavi elettrici, in quanto io credo che il vero nutrimento fondamentale per la nostra terra sia la cultura, per cui sono 8 scatole di derivazioni, 4 legate al mondo dell'arte e 4 legate al mondo delle scienze, che tramite questi cavi elettrici portano le informazioni alle donne. Cavo elettrico perché? Perché è una scelta metaforica, ovvero il nome tecnico dei fili di rame che compongono il cavo è anime, per cui nella mia interpretazione il cavo elettrico è un insieme di anime coperte da una pelle di plastica, per cui il cavo elettrico ha la forza e la potenza di quella che è un'idea, ma anche la forza della tecnologia che può propagare al mondo quello che può essere un cambiamento. Per cui l'illuminata ha 8 radici e sulla pelle porta le immagini di 150 donne. 136 sono le rappresentanti dei paesi che partecipano all'Expo, ma le altre 14 sono quelle donne che, indipendentemente dalla loro provenienza, hanno dato al mondo un nutrimento eccezionale grazie alle loro azioni e ai loro pensieri. Intorno all'illuminata c'è uno spazio dove ci sono dei tablet, dove il pubblico può scorrere l'immagine dell'illuminata e cliccare sull'illuminata che lo incuriosisce. Quindi sapere perché e che cosa abbia fatto questa illuminata per essere sopra il corpo di questa superdonna. Dopo aver ascoltato, essersi incuriosito, cercato quali sono state le idee che hanno nutrito dal passato, è il momento in cui lui può nutrire il futuro, ovvero il pubblico può lasciare la propria idea per nutrire il pianeta. Intorno a questo spazio vi è un muro in fango e paglia, come se fosse una protezione, come un bozzolo delle idee, ma anche un'altra funzione, perché il cadeau dell'illuminata è una farfalla. La farfalla ha un doppio significato, è legato al mondo biologico ma è legato anche a un mondo metaforico. Infatti porta nella sua pancia un sacchettino con dei semi che le persone possono portarsi a casa e piantare e quindi fare un atto pratico per rinutrire il pianeta. E nasceranno delle piante che attirano le farfalle e le farfalle hanno la stessa funzione delle api, sono delle impollinatrici, per cui a loro volta rinutriranno il pianeta e i visitatori dell'illuminata potranno scrivere dove hanno piantato i loro semi, quindi si ricostruirà un mondo al naturale creato dall'Expo, quindi un mondo Expo di farfalle di natura creato dai visitatori della mia installazione, ma non solo. Una volta presi i semi, le persone che magari non hanno avuto la confidenza di fare un video e lanciare il proprio messaggio nell'etere potranno scrivere qui la loro idea per nutrire il mondo e apporre la farfalla al cocoon di protezione dell'illuminata. Per cui praticamente questo muro cambierà nel corso dei 6 mesi dell'Expo fino a diventare un bozzolo ricoperto da farfalle pronto ad esplodere e a schiudersi a tutte le idee, grazie a tutte le idee del pubblico. E questa è la parte bio, ma perché? La farfalla, perché sono rimasta affascinata dal butterfly effect di Lorenz, il quale diceva nel 79 che basta un bazzo di farfalle in Brasile per scatenare un uragano in Texas. E quindi immaginiamo qual è la portata di una nostra piccola azione, quali possano essere gli effetti devastanti. Ma finché non lo facciamo, non lo sappiamo. Ed è questo il legame con le illuminate. Le illuminate quando hanno agito non hanno mica fatto tanti pensieri, avrò successo, sarò nota, hanno agito, è quel famigerato primo passo. Per cui il mio messaggio è, indipendentemente se siamo donne o uomini, facciamo quel primo passo, condividiamo quella che potrebbe essere un'illuminazione, ma finché non agiamo non si sa. Per cui io ho messo il mio seme. Adesso sta a voi.